Questa sera Pole Position parleremo del settore dell'automotive. Qui con noi c'è un'azienda che opera in ben tre continenti, ovvero Asia, Europa e Nord America. Allora, andiamo a conoscerla meglio, perché qui con noi questa sera c'è il CEO dell'azienda Util Group, ovvero il dottor Fernando Bertoni. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, come ho detto, questa azienda opera in tre continenti diversi. Ma come è nata e come è avvenuta questa notevole crescita nel tempo? Totalmente. L'azienda è nata nell'anno 1959, in provincia di Asti, nel cuore del mondo automotive in Italia e in Europa, e anche cuore del mondo della tranciatura fine tra il Piemonte e la Lombardia. È stata un'evoluzione e una crescita veramente molto importante attraverso lo sviluppo di quello che rappresenta il core delle nostre competenze, che è così chiamata la tranciatura fine o il fine blanking, che è una produzione particolare dei nostri componenti che dopo si vanno ad inserire nel sistema frenanti delle macchine. Una realtà che è nata e cresciuta in Italia, come diciamo noi, con cuore italiano, ma come lei giustamente diceva, ad oggi è una realtà globale, certo. Cioè cosiddetta una piccola multinazionale, una multinazionale tascabile con più di 800 persone in giro per il mondo, come lei riferiva prima, tra Italia, ovviamente, Cina e il Canada. Certo, infatti questa notevole crescita ovviamente vi ha portato anche a rivolgere il vostro core business, i vostri servizi a una clientela di riferimento molto alta, dei colossi. Molto, molto importante, e anche quello ci fa sempre da un certo punto di vista sorridere, ma lo prendiamo con molta responsabilità e molta umiltà, e il nostro, quando ci affacciamo a queste grossissime realtà di stile di matrice europea tedesca, come può essere la Continental, la Bosch, piuttosto che quelle di matrice asiatica come la Hitachi, la Honda, la Mando in Corea, o quelli anche americane tipo l'ITT Industries o la Tenneco, cioè realmente struttura veramente importante nel mondo automotive. Certo, e oltretutto vi riuscite a differenziare sul mercato dei vostri competitor per una vostra tecnologia particolare, per il vostro modo operandi, anche per i servizi che offrite. Bravissimo, quello è il dato, cioè il dato fondamentale. Noi più che un prodotto, diciamo, forniamo un servizio che alla base ovviamente ha un prodotto, una componente, come dicevamo, che è la componente che va al mondo, al sistema frenante delle macchine, ma è un servizio nel senso lato, nel senso che noi riusciamo a produrre con la stessa tecnologia, cioè la stessa qualità, le stesse tolleranze, sia dall'Italia, cioè il mondo europeo dall'Italia, al mercato asiatico dalla Cina e al mercato nordamericano dal Canada. E quel servizio, in aggiunta alla tecnologia, questo servizio anche dal punto di vista di logistica, fa sì che posizioni al nostro gruppo, alla Util, come un player fondamentale del riferimento nel mondo automotive. Certo, il vostro mercato di riferimento, il settore in cui operate, cambia veramente velocemente, perché appunto ci sono nuove tecnologie, ci sono sempre nuovi prodotti che vengono messi sul mercato e oltretutto le richieste del cliente sono sempre più esigenti. E voi avete comunque delle strategie molto reattive a livello di reinventarsi e del prodotto anche. Bravissimo, quello è stato sempre il contraddistinguere al nostro gruppo, dove partiamo come sempre dal valore tecnico del prodotto e della soluzione, che viene in costante evoluzione. Appunto, che la nostra, per dare qualche esempio pratico ai nostri telespettatori, la nostra tecnologia consente per esempio ad oggi di avere una riduzione nel tempo della frenata. Ad oggi uno va a velocità più alte e riesce a frenare in tempi molto più stretti. Ha una riduzione della distanza anche in fase di defrenata, che è molto importante, perché rende molto più sicura ovviamente l'operazione dell'automobile, nonché una usura inferiore, come ci sono meno vibrazioni, meno rumori, c'è una usura inferiore, e cioè fa sì che ci sia un elemento economico
importante, un beneficio economico importante nel mantenimento della macchina a lungo andare. Tutte caratteristiche comunque importanti per voi come azienda, ma soprattutto per il cliente finale e l'utilizzo. Bravissimo. Ma prima di chiudere vorrei un attimino sentire la sua filosofia dell'azienda, perché è veramente notevole. Non capisco questa multinazionale tascabile. Questo è un concetto che abbiamo preso e fatto nostro in azienda, per dire fondamentalmente siamo una realtà grande, ma nel mondo automotivo relativamente piccola, con la facoltà di avere, come dicevamo, la possibilità di sviluppare prodotti, di costruire prodotti e dopo fornirli in tre continenti allo stesso tempo. Come lo facciamo? Lo facciamo con una struttura manageriale super, veramente super sottile, super snella, che ci consente di essere molto molto veloci, super propositivi ma altrettanto reattivi. Noi diciamo sempre, siamo seduti in Italia con il team in Canada e il team in Cina allo stesso tempo, dove prendiamo delle decisioni di sviluppo del prodotto, dove lo andiamo a costruire, quale fornitore a sua volta utilizzare in giro per il mondo, per trovare ovviamente la soluzione più adatta alle esigenze del cliente. Certo, anche perché oggi come oggi le distanze le abbiamo superate con qualsiasi mezzo, quindi è giusto arrivare alla fine di un'azienda, soprattutto che è così ben espansa sul territorio, per arrivare a un fine che siete riusciti perfettamente, perché avete delle strategie veramente rapide. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera, è stato un piacere. Grazie. Ricordo che abbiamo avuto come ospite il dottor Fernando Bertoni, CEO dell'azienda Util Group. Grazie mille. La ringrazio. Noi non ci spostiamo, rimaniamo fermi qua, perché è già in arrivo il prossimo ospite, sempre qui da noi a Pole Position. Questa sera a Pole Position andremo a parlare dell'azienda Acquamata, un'azienda che nel 1986, quindi anni fa, ha scoperto una fonte. Quindi adesso andiamo a vedere un po' la storia che si cela dietro questa azienda, perché qui con noi abbiamo come ospite il dottor Matteo Avella. Buonasera e benvenuto. Salve. Lei è responsabile marketing e vendite dell'azienda. Ma mi dica, dopo che è stata scoperta la fonte, sì, cosa è successo dopo? In che modo siete entrati nel mercato? In che modo siete cresciuti? Sì, il tutto nasce da mio nonno, Giovanni Antonio Mazzone, poiché nel 1986 scoprì una sorgente di acqua minerale a circa 600 metri sottoterra. Nel 1996 costituirono la società e nel 1997 il Ministero della Salute la riconobbe come acqua minerale oligominerale. Non a caso Acquamata è un'acqua pura sin dall'origine, è ovviamente microbiologicamente pura, e le caratteristiche salienti sono: è fortemente diuretica, ricca di sali minerali come calcio e potassio, ed è ideale per le diete povere di sodio. E sono caratteristiche importantissime per certo. Un'acqua. Ovviamente le percentuali cambiano anche la tipologia di acqua e di benefici che una persona ne trae, ma in base a questi fattori che la rende sostenibile? Allora, Acquamata è al 100% sostenibile, infatti oltre alle varie certificazioni ambientali che abbiamo ottenuto, dal 2012 abbiamo fatto installare un impianto fotovoltaico sui tetti dei nostri stabilimenti, e dal 2019 si è affiancata una linea eco composta da PET riciclato al 30%, ovviamente le bottiglie sono 100% riciclabili. Facendo ciò abbiamo ridotto le emissioni di CO2 del 15%. Una riduzione notevole. Certo, e ci tengo a sottolineare che gli standard ambientali qualitativi sono quotidianamente sottoposti a verifiche da parte del nostro team attraverso controlli microbiologici e chimici. Quindi c'è proprio un team di esperti che appunto analizza ogni micro passaggio, anche certo. Perché è un settore molto particolare che serve attenzione. Ma siccome voi siete già legati al campo della sostenibilità, che cosa c'è nel futuro dell'azienda? Nel futuro dell'azienda c'è un altro impianto in progetto di imbottigliamento, sempre 100% riciclabile, e stiamo per lanciare inoltre una versione destinata per il canale Horeca, quindi una bottiglia da litro, e stiamo implementando tutti i nostri vari stabilimenti in Puglia. Ah, quindi c'è anche un ampliamento nel vostro Certo, studio. Certo. Ma
Allora, mi ha spiegato come è cresciuta l'azienda, mi ha spiegato che cosa c'è nel futuro dell'azienda, ma io non vorrei tralasciare la parte dove appunto si vede proprio la passione che c'è all'interno della vostra azienda, ovvero la parte legata al sociale, perché voi siete legati anche con Croce Rossa e con un reparto per i ragazzi disabili. Sì. Allora, l'impegno nel sociale è quotidiano e certamente negli ultimi mesi è stato più importante. Non a caso Acquamat ha deciso di donare centinaia di migliaia di bottiglie a Croce Rossa, a Protezione Civile, ai vari volontari, perché poi queste bottiglie sono state consegnate agli operatori sanitari e alle famiglie più bisognose. Invece per quanto riguarda i disabili, noi siamo sul fronte per integrare dei giovani disabili facendo mostrare loro la nostra azienda e affidando loro dei lavori artistici creati da scarti di produzione, quindi bottiglie non utilizzabili. Certo, quando si fa del bene si riceve del bene, quindi certo. È un motto molto importante per la vita. Io la ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a lei. Un piacere. Ricordo che qua con noi questa sera abbiamo avuto come ospite il dottor Matteo Avella, responsabile marketing e vendite dell'azienda Acquamat. Grazie mille. Grazie a lei. E noi rimaniamo fermi qua per scoprire le nuove news, le nuove passioni dei nostri ospiti che vengono qua a Pole Position, sempre da noi. Questa sera a Pole Position andremo a parlare di un'azienda che è nata nel 1891, crescendo sempre di più e arrivando a realizzare una filiale italiana nel 2000. Andiamo a conoscerla perché qui con noi c'è il direttore generale dell'azienda, ovvero il dottor Felice Caputo. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Lei appunto, come dicevo, è direttore generale dell'azienda Severin. Ma andiamo un po' a conoscere nel tempo come si è evoluta. Nata come fonderia appunto nel 1891, ha cominciato poi invece a produrre piccoli elettrodomestici negli anni 50. Dagli anni 50 agli anni 70 ha prodotto quasi esclusivamente per conto terzi, invece dal 70 ha deciso proprio di fare del proprio core business la spinta del proprio marchio. E man mano si sono aggiunte famiglie di prodotto fino ad arrivare appunto alla gamma molto estesa che ha oggi. Nel 2000 mi è stata affidata la responsabilità di fare lo startup italiano e dal 2000 sono sempre stato in azienda con loro. Ma allora andiamo a vedere un attimino, visto che appunto negli anni 70 c'è stato il lancio di questo brand Severin, andiamo a vedere un attimino la vastità di prodotti che ci sono. Dunque, loro sono partiti producendo le prime macchine da caffè americano per colazione, che in Germania sono appunto molto utilizzate, da noi invece va molto di più l'espresso. Certo. E poi hanno affiancato i bollitori, poi tutti gli articoli per la preparazione alimentare, quindi sbattitori, frullatori, robot. E poi ultimamente invece hanno aggiunto delle gamme piuttosto impegnative ma che danno molta soddisfazione, tipo quelle del floor care, aspirazione, montalatte, che sono molto validi anche perché abbiamo un brevetto unico che consente appunto di creare meno aria tra le varie molecole, quindi di fare una crema molto più compatta, okay. Molto apprezzati sul mercato, e i barbecue elettrici. Anche su quelli abbiamo una tecnologia molto innovativa, unica sul mercato, che consente a determinati prodotti di raggiungere fino a 500 gradi di temperatura. Quindi senza bisogno di sporcare carbonella, certo. Riesci ad avere una cottura eccezionale. Una comodità, lo dico senza... e un'efficienza in più. Sì. Ma in più non vorrei dimenticare che avete anche i grandi elettrodomestici, sì, con una linea vintage. Da 2 anni abbiamo affiancato appunto questa linea di refrigerazione che diciamo, oltre ai prodotti diciamo, di maggior rotazione, appunto ha anche questa parte di articoli vintage colorati, anche quelli un po' di nicchia ma molto apprezzati su tutti i mercati, devo dire, europei. In più, oltre a essere apprezzati su tutti i mercati, c'è anche il fattore che avete una vasta gamma, una disponibilità immediata e siete anche con un ricco e-commerce.
Sì, sull'e-commerce anche siamo presenti in tutti i canali distributivi, però anche sull'e-commerce sì, siamo molto ben posizionati e abbiamo anche stiamo riscontrando una sempre maggiore percezione del marchio come marchio appunto di qualità che ha un prezzo giusto, da un ottimo rapporto, da un'ottima qualità di prodotto. In che modo Sevelin si distingue dai competitor sul mercato? Bah, mi sento di dire che per ogni gamma di prodotto noi cerchiamo di dare un alto rapporto qualità-prezzo, cioè cerchiamo di dare un'offerta molto qualitativa a un prezzo giusto per il cliente. Un'altra importante differenza è data dalla struttura, ovvero abbiamo un magazzino particolarmente grande rispetto ai competitor, e quindi questo ci consente di poter disporre sempre di grandi quantità di prodotto, soprattutto per gli articoli di maggior rotazione, che quindi riescono ampiamente a soddisfare le esigenze anche dei clienti più grossi, più importanti. Ma visto che abbiamo analizzato la crescita dell'azienda, questa vasta gamma di prodotti, io so che nel futuro aziendale c'è una novità legata anche alle batterie. Ah sì, stiamo aspettando con ansia il rinnovamento totale della gamma dell'aspirazione, che soprattutto appunto punta sui prodotti a batteria, quindi queste scope innovative che oggi rappresentano circa la metà addirittura del mercato totale dell'aspirazione, con batterie che nella stessa dimensione diventano molto più potenti e si ricaricano molto più velocemente rispetto al passato. Questo grazie anche all'impulso che l'industria dell'automotive sta dando, certo, appunto allo sviluppo delle batterie. Saremo pronti da febbraio e non vediamo l'ora che arrivino i prodotti nuovi. Certo, anche perché con questi nuovi prodotti sul mercato, nuove tecnologie, nuove idee, è giusto comunque tirarsi sulle maniche e darsi da fare proponendo nuovi prodotti sul mercato. Io la ringrazio per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua. Grazie a lei. Ricordo che abbiamo avuto qui con noi il dottor Felice Caputo, direttore generale dell'azienda Sevelin. Grazie mille. Grazie a voi. E noi rimaniamo fermi qua perché stanno già arrivando i prossimi ospiti a raccontarci le loro news per il futuro aziendale. Rimanete qua con noi.